Sono ora in compagnia di Anni Lazzari dell'Associazione Culturale Trasparenze. Sì. Anni, ci parli un po' di questa associazione. Allora, è nata per caso, come tutte le cose, ma sono molto felice. Ho un piccolo spazio e do la possibilità ai giovani di poter esporre a Mestre. Io amo Mestre, sono di Mestre e vivo da tantissimi anni a Mestre. Ho aperto una vetrina. Una vetrina questa sera molto particolare perché ci sarà una sfilata di moda anni 30 che poi riprende anche un pochino il suo lavoro, no? Sì, perché io avevo dato questo tema anni 20, anni 30, perché anche Mestre è nata nel 920, 930 come, diciamo così, suo massimo splendore. Per cui ho lanciato questa idea di iniziare da questo momento e poi in seguito questo corteo che si farà in futuro, penso, perché speriamo... Speriamo, perché io ho sempre fatto la regista di moda, per cui per me è anche questo fa parte dell'arte. Cioè non c'è nessun, cioè moda, musica e artisti di pittura e l'arte che messa assieme fa un contatto umano con tutto il resto della popolazione di Mestre e anche oltre. Arte con la maiuscola. Arte con la maiuscola. L'arte non ha confini, non inizia e non finisce, tutta è bella l'arte. Poi se la metti anche assieme, secondo me diventa anche più frizzante. Ecco, tutto qua. Lei prima mi diceva che ha avuto l'opportunità di lavorare con i più grandi stilisti. Sì, ho lavorato con tutti i più grossi stilisti, anche quelli che non ci sono più, tipo Versace. Ho lavorato con Armani, ho lavorato con Valentino e ho lavorato con l'alta moda italiana e ho fatto con dei collaboratori in gambissima le uniche due sfilate che sono state fatte in Piazza San Marco a Venezia. Secondo lei è possibile riproporre questi stilisti oppure anche sì, stilisti emergenti qui a Mestre o a Venezia? Sì, sì, perché c'è bisogno. La moda dettava legge una volta in Italia e adesso è andata altrove. Quindi io penso proprio di sì. Spero che con questa piccola iniziativa, che è piccolissima, di iniziare un nuovo percorso per Mestre e oltre. Noi ce lo auguriamo. Grazie.